Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, sarà un video molto diverso dal solito, perché non riguarderà, come i miei soliti video, ambito moto, ma bensì è un video che riguarda auto. Ebbene sì, sto andando a comprare la mia nuova auto, che vedrete successivamente che auto è. Sto andando con un mio amico che adesso devo andare a prendere all'uscita del casello dell'autostrada, che poi lui vi spiegherà come funziona a importare le macchine dalla Germania in Italia, tutti i sistemi che ci sono da fare, tutte le operazioni. Lui poi ne sa molti di più perché lo fa anche di lavoro, quindi saprà spiegarvi molto meglio di me. Allora, è mezzogiorno e adesso andiamo a recuperare questo mio amico. Partiremo penso per 12:30 e abbiamo circa 7 ore e mezza / 8 di viaggio, perché sono, se non sbaglio, 700 e passa chilometri per andare a recuperare l'auto. Poi una volta su guarderemo l'auto, se tutto ok e come è descritta e dalle foto la prendiamo e scendiamo con due macchine. Siamo in viaggio da circa 2 ore ormai e ci mancano 6 ore. Abbiamo recuperato Mattia, il mio amico, e adesso lui, che ne sa tanto di questo lavoro visto che lo fa da un paio di anni, vi spiegherà bene come funziona e i rischi che potete correre. Ciao ragazzi! Ok, abbiamo passato la dogana austriaca, quasi, perché ci hanno fermato. E abbiamo vittoria! Esatto! Adesso ci fanno il controllo normale e poi scopriamo se possiamo ripartire per andare a comprarci la macchina finalmente. One eternity later. Aggiornamento delle 7:20, siamo quasi arrivati, ci mancano 20 minuti. Abbiamo sentito il concessionario, ha detto che possiamo andare stasera a vedere la macchina in modo di velocizzare le cose domani mattina. Quindi sono agitato ma anche stanchissimo per questo viaggio. C'ho il c***o. Però adesso facciamo benzina e andiamo a vedere la macchina. Non vedo l'ora veramente. 150 metri. Eccolo là. Il nostro amico che ci aspetta. Grande, guarda. Attenzione. Alle 8 di sera. Ci ho aspettato fino alle 8. Che spettacolo. Ma lucidata, la volta perfetta. È un topo sporco. Enorme che l'ho visto, figa. La grande corona. Porca che bella. Hello? Hi. Questo è quello che vedo io. La cosa divertente sarà adesso che non ho mai usato un cambio automatico. Vabbè, è un bel momento per dirlo. Oh, che roba. Facci vedere gli interni. Cantara. Che buon profumo. Facci vedere come stai dentro. Che spettacolo. Allora, prima impressione col volante in mano. Sono abbastanza felice, dai. Come abbastanza, oh. Oh, è un sogno, cazzo. Ma dove t'ha portato? Col tramonto così. Spettacolo. Vai, vai dietro, che accendo. Ma ma quanto sei emozionato. Più o meno è come la Modus. Not Modus, Renault. Yes, right. Yes. No. Come
avete visto, macchina provata, piaciuta tanto, davvero tanto, non ci sto ancora credendo. Piaciuta poco. Non sei tanto contento. Quindi ragazzi, è un'ora che fischietta, che si è seguito. Adesso andiamo in hotel, che ci facciamo una doccia, andiamo a mangiare e domani mattina si finisce tutto e si porta a casa. In mezzo. Non vedo l'ora davvero. Siamo arrivati. Ma cosa ho preso? Cioè, è tutto nuovo. Che cameretta. Soft. Questo è d'obbligo. Siamo fuori dal concessionario, stiamo aspettando che arrivino finalmente le nuove targhe. L'attesa è un po' snervante perché voglio provare la macchina, ma soprattutto voglio portarla a casa. Prendi un attimo la telecamera che gli facciamo vedere una cosa. Cosa vuoi far vedere? Staccala, portala. Ah, staccala. Adesso ditemi se è possibile che lui va a casa con serie 4 e io mi devo sparare 800 km con scritto Bad Girl. Ditemi come c***o sono questo. Bad Girl. E ieri sera in teoria abbiamo preso una multa, quello è da scoprire. Stavamo tornando dalla cena e magicamente c'è stata una sflesciata. Mi ha fatto le penne con la Modus. Sempre andata la Modus. Peccato, scopriremo tra un paio di mesi. Ok, ho iniziato a prendere il peggio diluvio e ora proseguiamo più piano. Abbiamo da fare l'ultimo step, ovvero passare la frontiera, sperando che non ci fermino ancora come all'andata. Penso di essere davvero il ragazzo più felice del mondo, perché sono riuscito finalmente a togliermi un'enorme soddisfazione e penso non sia da tutti riuscire a prendere un'auto così a 20 anni da solo, senza aiuti da nessuno. Poi ovvio c'è quello che magari si prende anche l'M4 e non è un serie 4. Però sì, cioè, sono strafelice, quindi va bene così a me. Finalmente la stiamo portando a casa, la macchina è un BMW 430i, quindi 252 cavalli, benzina, trazione posteriore, e sì, è parecchio divertente. Ha due cavalli di superbollo, quindi è un po' una menata, però ci passiamo sopra. Diciamo che il divertimento compensa tutto. Adesso non vedo l'ora di farla vedere ai miei amici, alla mia ragazza, a mia mamma, e vi farò un video reazione a parte, non sarà sempre in questo video perché sennò lo tiro troppo lungo, e vi darò anche più dettagli della macchina e tutto, quindi seguitemi e seguitemi anche su Instagram per avere spoiler e molto altro, e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.